Ciao a tutti gli appassionati di biliardo, oggi in questo video vi voglio parlare delle regole di Pallanove, ok? Questo è il gioco più giocato al mondo, ok? A biliardo, pensate. Allora, il castello è questo qua, biglia 1 in testa al castello, biglia 9 in mezzo, ok? E biglia 2 in fondo. A volte la biglia 2 può anche essere messa in altre posizioni. Questo castello può essere alto, cioè vuol dire che la biglia 9 è sul centro dello spot, oppure basso, che la biglia 1 è sullo spot. Adesso non mi chiedete che differenza c'è, perché sinceramente non ve lo so dire. Forse più in alto si fa un po' più fatica a imbucare di spaccata, adesso non ve la so dire questa. Però, allora, è un tiro a biglie non dichiarate, cioè quando si va, si manda una biglia in buca, non bisogna dichiarare dove si manda. Allora, è composto il castello da 9 biglie, bisogna imbucare tutte le biglie in sequenza, prima la 1, poi la 2, la 3, la 4, fino alla 9 per ultimo. Allora, ipotizziamo, facciamo la spaccata, ok? Spacchiamo. Perfetto. Una biglia è entrata, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, una biglia è entrata. Una biglia ha passato la linea dello spot. Il gioco in questo caso passa in mano all'avversario, perché io avrei dovuto almeno imbucare due biglie, oppure una biglia imbucata e due che passavano la linea dello spot. Oppure tre biglie imbucate, ok? In questo caso qua adesso il gioco passa in mano all'avversario. C'è la biglia gialla là, non bisogna dichiararla. Io la biglia però non la vedo, posso fare push, si chiama, ok? Facciamo un esempio. Questo è push, ok? Adesso chiediamo al nostro avversario se vuoi tirare te o tiro io. Lui mi risponde: no, tira pure te. Ok, io tiro sulla biglia 1, ok? Perfetto, l'ho pure mancato. Il gioco passa in mano all'avversario, ok? Il tiro push si può fare solo dopo la spaccata, Cioè c'è stata la spaccata, l'avversario, quello che ha spaccato non ha imbucato, non ha fatto niente, non ha diritto a continuare il gioco. Si può fare il push, posso farlo solo io in questo caso, solo dopo il tiro della spaccata, non è che dopo lungo la partita uno può fare il push. Adesso è una banalità, io però lo devo dire, che magari c'è dei ragazzi che non hanno mai giocato. Dunque io voglio fare il push, si è spaccato, non vedo la biglia, ok, io allora faccio, non so, push, no, faccio così, boh. Ok, e dico: vuoi tirare te o tiro io? Se il tiro è facile, magari che me la sento, tiro io, se no il gioco passa all'avversario, eh? Ok, imbucate tutte le biglie, sì, la 1, la 2, la 3, si arriva alla 9, vince chi fa la biglia 9, ok? Ipotizziamo anche che io imbuco la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 8, poi tiro sulla 9 e sbaglio la 9, ok? Benissimo, sbaglio la 9. Il gioco passa all'avversario, non ha fatto un tiro, lui tira, ha vinto, la imbuca, ha vinto la partita. Un'altra cosa, ipotizziamo anche in spaccata. Se io spacco e entra la biglia 9, ho vinto io la partita, ok? Io ho chi è che spacco, ok? Per decidere chi spacca si fa sempre l'acchito, ok? Poi guardatevi anche il video delle regole generali, così avete tutte le altre regole in mano.
messa in buca e spaccata, si vince la partita. Poi ipotizziamo un'altra soluzione. Allora, io ho la biglia, ho spaccato, mi trovo questo tiro qua. Ipotizziamo che io faccio questa scelta qua. Ok, nascondo la biglia all'avversario. Il gioco passa in mano all'avversario. Se lui tira e sbaglia la biglia, è un fallo, ok? Allora io prendo biglia in mano. Ipotizziamo di nuovo. Ok, io di nuovo gli nascondo la biglia. Lui ritira, sbaglia. Al terzo fallo ha perso la partita, ok? Oltre le solite regole che se la biglia salta fuori dal tavolo si mette in buca, le solite regole che abbiamo, le gambe sempre posizionate a terra, almeno una gamba, mai tirare con le gambe staccate, quello è tutto nel video delle regole generali, ok? Poi, se volete approfondire le regole in una maniera migliore, nei vari siti che ci sono in Italia che vendono attrezzatura da biliardo, c'è un paio, due, tre, quattro siti, ok? Potete guardare, vendono i regolamenti ufficiali di gioco della FIBIS, che costano poco, adesso non so dirvi il prezzo, da 5 a 10 euro, una cosa così. Che c'è un po' tutte le regole, potete consultarli e andarli a vedere, o se no, non so, magari anche su internet, su qualche sito della federazione, magari le trovate anche, ok? Allora, guardiamo se ho detto tutto. Ok ragazzi, le regole credo di avervele dette tutte, spero di sì, penso di non aver, poi magari non so se ho dimenticato qualcosa, mi dispiace, però le regole principali ve le ho dette. Niente, vi ringrazio di aver guardato il video fino qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, buon biliardo a tutti, il prossimo è Palla 10.